messa in campo si propone centralmente Correa, il pallone invece dall'altra parte dove c'è Bertolucci che prova a mettere subito nel mezzo, di prima palla nel mezzo e poi la risposta di Cipriani, il miracolo sulla botta secca. In questo caso Zellini che può andare al cross, preferisce la sovrapposizione di Di Vito, arriva al cross adesso, il colpo di testa, salta però non con il giusto tempismo, in questo caso dona di Bertolucci, poi Correa. Va quasi Dino Luke, bene Ricetti, palla sul destro, aveva caricata molto bene. TV Prato ovviamente seguirà tutte le gare interne dell'Aglianese, gestione per proprio la squadra di mister Iacobelli, Di Vito, atterrato ma si continua, palla sulla sinistra, arriva il cross basso, era buona l'intenzione, poi altra intenzione per Di Vito che ha provato con il destro, apre troppo il piattone e al 33esimo palla fuori, è la prima da titolare con la nuova maglia per il numero 9 Matteo Principe. Attenzione perché adesso sbaglia la difesa dell'Aglianese, in particolare la difesa del tutto cuoio, in particolare il portiere Prisco, qua però esce bene la difesa nero-verde. Occasione per Malotti che punta all'area di rigore, palla sul sinistro Malotti e poi una deviazione che stava per mettere in seria difficoltà Prisco, il portiere dell'Aglianese Cipriani che va subito al rinvio a cercare Malotti. Chiuso bene però in questo caso Daffino, solo per un attimo, Malotti riesce comunque a servire Zocco che prova il tocco di ritorno, arriva Di Vito, palla sul destro, prova il tiro cross a metà tra la porta del tutto cuoio e gli attaccanti dell'Aglianese. E quindi vedremo se uscirà Tommaso Lunghi a centrocampo, ora vedremo meglio, fratto sta che va, c'è la traversa da parte dell'Aglianese con Malotti, non è finita, Di Vito prova il cross. Qui però vicinissimo a tanto così dal vantaggio l'Aglianese. Proprio da Bertolucci riparte comunque l'Aglianese. La rovesciata e poi la deviazione da parte di Prisco. Opportunità per il cross, entra in area, il cross arriva in questo momento, c'è un tocco di mano ed è calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Aglianese, non ha avuto esitazioni. Sebastian Petrov, l'arbitro di questa sfida. Suspense per questo calcio di rigore. Parte Castellani, palla da una parte, portiere dall'altro ed è il secondo gol in due partite per Castellani. Inizia benissimo con la nuova maglia dell'Aglianese. Aglianese 1, tutto cuoio 0 al 30esimo del secondo tempo. Nico Scardigli, allenatore del tutto cuoio, oggi ad Agliana, seconda sconfitta in due partite. Cosa non è andato in questo avvio di campionato? Oggi diciamo che il primo tempo è stata una partita equilibrata dove noi abbiamo avuto un'occasione nella parte iniziale dove è stato bravissimo Cipriani, ha fatto un autentico miracolo credo, poi il primo tempo è stato, ripeto, una gara equilibrata sostanzialmente, giocata anche su bassi ritmi, forse lì potevamo noi tenere un pochino più alto il ritmo perlomeno delle giocate, non ne siamo stati capaci in continuità. Il secondo tempo l'Aglianese sicuramente ha meritato la vittoria, ecco, considerato anche le altre occasioni che ha avuto, la traversa, noi ci siamo difesi con ordine fino a un certo punto, però non siamo mai stati poi capaci di ribattere colpo sul colpo alle loro offensive, ci siamo un po' spenti, ecco, per quanto riguarda poi le conclusioni. Per quanto riguarda il gol che è arrivato su un calcio di rigore, forse anche grazie al nuovo regolamento, secondo lei c'era? Ma vederlo lontano la mano, visto era abbastanza vicino al corpo, però nella mano l'ha colpita e quindi che dire, è rigore. Cioè. Forse è mancato qualcosa nella costruzione a centrocampo? Sì, ripeto, soprattutto il secondo tempo ci siamo un po' disuniti, ecco, non abbiamo mai saputo gestire la palla con continuità, se non a sprazzi, quando è venuto fuori la conclusione di Spera, però è troppo poco per poter impensierire poi una squadra ben organizzata come l'Aglianese, solida, con delle qualità importanti, soprattutto nel reparto offensivo dove ha delle individualità che in ogni momento, quando si accendono, ti possono far male. È stato bravo il portiere in occasione, una volta alla traversa, quindi ai punti secondo me il secondo tempo l'Aglianese ha meritato il vantaggio. Ora arriva il Grosseto, altra squadra tosta che torna in Serie D, come si affronta? Come si affronta? Vieni da due sconfitte, niente, c'è da lavorare, da non abbassare la testa, da fare un bel piano di autostima, credere nel lavoro, credere nei propri mezzi e trovare magari quella scintilla, quella prestazione più gagliarda, anche quel pizzico di fortuna a volte ti può portare a sbloccare una situazione che in questo momento non è bella, ecco. Grazie mille. Grazie a te. Grazie, bocca al lupo, mister. Ciao.
Torna sul campo Lorenzo Vitale, da direttore sportivo, qua ad Aliana, all'Alianese, l'avvio non poteva essere dei migliori quest'anno. Sì, abbiamo fatto due grandi vittorie importanti, ci danno entusiasmo e mettiamo fieno in cascina per quando arriverà tempi peggiori. Dai, siamo contenti, una buona partenza, c'era bisogno di ritirare un po' di entusiasmo, penso che stiamo facendo bene. Ecco, forse è presto già per dare pronostici o per fare dei bilanci, perché siamo solo alla seconda giornata, però in queste due giornate quello che è venuto a galla dall'esterno è una grande amalgama subito, nonostante una squadra veramente molto rinnovata. È vero, perché ti posso garantire c'è un grande gruppo di ragazzi per bene che si sono subito uniti, e questo credo che sarà la nostra forza, perché veramente, credetemi, è difficile trovare un gruppo così amalgamato bene e così di bravi ragazzi. Oggi si è vista anche una situazione che probabilmente susciterà molte polemiche nel corso della stagione: fallo di mano tramite il nuovo regolamento che ha dato poi il rigore e vittoria. Vitali è d'accordo con questo nuovo regolamento o no? Non sono molto d'accordo, però è un regolamento che secondo me Baggio fece un calcio di rigore, non so se ve lo ricordate, quel Cile mirò la mano. Ora i grandi giocatori, no, a questi livelli, però i grandi giocatori iniziano a mirare le mani. Non sono molto d'accordo, però lo prendiamo, anche perché credo che la squadra abbia meritato sul campo la vittoria. Ora si va a San Giovanni Valdarno, come ci si arriva? Arriviamo con entusiasmo, non perdiamo di vista il nostro obiettivo, che è quello di un campionato tranquillo. Ci piacerebbe stare nella parte sinistra della classifica. Noi siamo consci delle nostre forze, sappiamo che San Giovanni è sempre un ambiente difficile, però andiamo con 6 punti, quindi andiamo più tranquilli. Bene, grazie.